28 aprile 2024, quinta domenica di Pasqua. Buona domenica e buon ascolto. Domenica scorsa, la quarta domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore, ricorderete che le letture ci parlavano in qualche modo del conoscere il Signore, che fa tutta la differenza nella fede. Aver fede vuol dire conoscerlo, vuol dire avere una relazione con il Signore, vuol dire pregarlo, vuol dire riconoscerlo nei gangli della nostra vita, nella nostra quotidianità. Ma conoscere il Signore non basta, perché una volta che l'abbiamo conosciuto dobbiamo anche restare in Lui. E questo è il grande secondo tema della fede. E ce ne parla il Vangelo con questa, tratto sempre dal Vangelo di Giovanni, questa immagine bellissima del tralcio e della vite. La vite che cresce dalla terra, dà luogo ai rami, chiamiamoli tralci, su cui crescono i frutti. E dice Gesù, se un tralcio non porta frutto, verrà tagliato, potato e verrà gettato nel fuoco per rendersi utile in altro modo, se non ha prodotto frutti, in altro modo dovrà pur rendersi utile. Però il tralcio che porta frutto, ecco, è l'icona, l'immagine di quello che siamo chiamati a fare noi, cioè a portare frutto. Ma il frutto noi possiamo portarlo soltanto se siamo legati alla vite, se accettiamo di farci alimentare da questo albero che trae l'energia, trae la vita dal suolo e la trasmette poi ai tralci perché portino frutti. Ecco, questa è l'immagine di Gesù. Restare come tralci legati alla vita vuol dire vivere la nostra vita con il pensiero costante che siamo amati dal Signore, che siamo accompagnati, che in qualche modo Lui ci vede, ci capisce e a Lui possiamo confidare le nostre fatiche. Ma come portiamo frutto noi, cioè come restiamo in Dio? Solo con le parole. La seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, dal capitolo 3, è molto chiaro. Non con la lingua, non con le parole, ma con i fatti e nella verità noi potremo portare frutto. E questo frutto che cos'è? Che ci amiamo gli uni gli altri. Ecco allora, il frutto che siamo chiamati a dare, o su cui siamo chiamati a far discernimento se siamo veramente innestati nella vite o no. Amiamo gli altri, diamo la nostra vita per gli altri, ci sacrifichiamo, non per il gusto di sacrificarsi, ma perché cogliamo in questo donarci che la nostra vita si rinvigorisce, cioè portiamo frutto. Ecco il regno di Dio è questo, è portare frutto, è portare frutti di pace, di benevolenza, di bontà, di pazienza, di accettazione, di mitezza e incarnare nella nostra vita, nella nostra piccola e insignificante vita, la logica delle beatitudini. Buona vita e soprattutto buona domenica.